Buongiorno a tutti, amici di Shooting Post. Oggi siamo a Lonato del Garda in occasione della Coppa del Mondo di Skeet e Fossa Olimpica e siamo con Mauro De Filippis. Buongiorno Mauro, ben trovato. Piacere. Ciao. Iniziamo anche con te con le nostre domande e ti chiedo come ti sei avvicinato al tiro a volo e perché hai scelto la disciplina della Fossa Olimpica. Beh, al tiravolo mi sono avvicinato perché mamma in giovanissima età lo praticava e quindi è stata un po' una conseguenza quella di dare un qualcosa alle immagini, insomma, che mi veniva in mente quando mi raccontava di questo mondo. E quindi gli ho sempre chiesto, dopo anni che appunto raccontava le sue storie, mi ci accompagni, mi fai vedere? Perché lei aveva smesso e quindi pensa, io ho iniziato dallo skit, sono andato il primo giorno, il primo impatto con un campo da tiro è stato quello di un impianto di skit a Statte, vicino a dove sono nato, a Taranto, e quindi i miei primi piattelli sono stati tre piattelli dello skit. Ti ricordi il tuo primo piattello? Sì, assolutamente sì, ero dalla pedana 7 dello skit e quindi mi hanno lanciato il pull, quindi ho imbracciato, l'ho rotto ed è stato, mi ricordo ancora l'emozione che ho provato in nel vedere appunto andare in fumi questo piattello, è stata un'emozione grandissima. Poi mi ricordo che tirai il pull e il mark e li ruppi entrambi, quindi fu per me, ma anche per chi mi aveva messo in pedana, fu una... Ragazzo ci sa fare. Sì, come appunto se appunto ci fosse già un excursus, però tutte le storie raccontate da mamma, non poteva essere diversamente. Avevo immaginato per anni. E poi da lì andai a provare la fossa olimpica a Francavilla Fontana, a Brindisi, che era l'impianto più vicino, e mi ricordo che nella prima serie con Manelli, che fu il mio primo istruttore, ottenni un risultato fenomenale. Feci 19, lo ricordo ancora come se fosse ieri, e da lì non mi sono più fermato perché è stato amore a prima vista, come dicevo, quando il primo piattello ti va in frantumi è un amore infinito, però è quell'amore che si rinnova tutti i giorni in pedana, ogni volta che vedi quel piattello esplodersi è qualcosa di indescrivibile. Questo ti volevo chiedere, cioè l'emozione ovviamente del primo piattello penso sia differente dalle altre, però oggi dopo qualche anno è sempre la stessa o guarda, per ti me... alzi e dici voglio ancora rompere quel piattello o... Guarda, per me è sempre come la prima volta, il primo piattello di gara, il primo piattello del primo giorno, il primo piattello di finale, ogni piattello che sparo è sempre un'emozione infinita. Sai, tante volte quando ti batte forte il cuore mi fermo un attimino a pensare e la cosa che mi ripeto sempre è che il giorno che entrerò in pedana e non ci avrò il cuore impazzito a mille, penso che sarà il giorno che mi dedicherò a fare altro, sì. Per quanto riguarda la tensione in pedana, cosa fai e come ti prepari a livello psicologico per diciamo, affrontare una gara importante o un piattello decisivo? C'è una tecnica che utilizzi oppure ogni volta è diverso? Beh, sicuramente c'è tutta la preparazione che viene svolta insomma con il CT, con la squadra, nel tempo. È normale che l'emozione e quella capacità di attingere alle tue fonti più profonde di energia, no? Perché credo che siano le nostre emozioni che poi ci regalano la forza per poter andare avanti e passare oltre. E sicuramente, come ti dicevo prima, l'emozione c'è sempre, però l'abitudine a gareggiare, l'abitudine ad essere sotto stress, tra virgolette, no? A voler ottenere il risultato nel momento in cui il risultato bisogna ottenerlo, crea, tra virgolette, quella capacità di gestire quell'emozione, no? Io tante volte, scherzando anche con i ragazzetti che iniziano, che vengono con me, o che iniziano appunto quando li seguo da istruttore, tra virgolette, nei settori giovanili, oppure quando sono in pedana, ed è una cosa che ripeto a me stesso tante volte, no? Che la pressione è privilegio poi alla fine, no? E se sei lì è perché qualcuno... E se ci tieni è perché sai che c'hai qualcosa da perdere o qualcosa da vincere, e quindi è proprio quello che ti diventa, ecco, gestendola in questa maniera, capendo che è la normalità.
e quindi la vivi nella normalità e riesci a trovare appunto anche la, si quell'equilibrio. Si cresce anche da quel punto di vista, si può lavorare. Sì, una crescita continua, sì. Ci racconti un aneddoto, una gara che ricordi come la più bella, anche se sono passati anni, o una recente, visto che hai vinto anche qualcosa di importante molto recentemente? Guarda, la gara più bella, cioè nel senso, è sempre quella che andrai a fare il giorno dopo e che cercherai di portare a casa. Sicuramente adesso i giochi europei sono stati qualcosa di veramente importante, perché era una medaglia che l'anno scorso un po' è mancata. Ho avuto questo tra virgolette, questa stagione in cui ho fatto bene, però non sono riuscito a portare delle medaglie importanti a casa, e quindi poi venendo dall'esperienza olimpica di Tokyo, con un anno in meno e con la necessità di appunto portare la carta a casa per qualificare appunto la nazione alle Olimpiadi, sapevamo che quella era una tappa fondamentale. Un po' di peso si sentiva. Il peso, ecco, era, lo vedevo più appunto come una normalità, era normale, insomma, certo c'è la tensione e soprattutto sai l'importanza del momento, e quindi quando tiri l'ultimo piattello, che ti giri e ce l'hai fatta, e in qualche maniera in quell'istante ti rendi conto che tutto quello che hai pianificato sei riuscito a realizzarlo, ecco, è un momento in cui raggiungi una serenità proprio interna importante, la ricompensa più grande appunto per quelli che sono, che il lavoro, che gli sforzi che te stesso metti in campo, no? Ma soprattutto è anche il modo più bello per ringraziare chi come te lavora e crede in te, in primis il CT, la federazione, le Fiamme Oro che mi permettono di fare quello che faccio, quindi ecco tutta quella squadra che, perché io dico sempre, il nostro è uno sport individuale perché c'è l'individuo, però in realtà io credo moltissimo nel valore della squadra e nel valore di tutte le persone che hai al tuo fianco e che ti sono dietro e che credono in te, lavorano con te e per te e per raggiungere quel risultato, e approfitto appunto per ringraziarli tutti. Ieri abbiamo parlato con il CT dello Skit, Andrea Benelli, e ci ha detto insomma che il futuro che vede davanti a lui e davanti al movimento è roseo, perché ci sono tanti giovani. Cosa ne pensi del futuro della fossa olimpica, la tua specialità? E ci sono dei giovani che ritieni promettenti? E prima di chiudere poi ti chiedo i tuoi obiettivi personali, però prima voglio sapere cosa ne pensi del movimento, lo ritieni in salute o meno? Sì, credo che ci sia tanto, cioè, stiamo facendo tanto lavoro, c'è tanto lavoro da fare, perché appunto c'è il nostro sport ha bisogno proprio di una crescita anche umana dell'atleta, e quindi di quel miglioramento costante e di quella maturità. Che spesso vediamo grandi exploit da parte di giovanissimi che poi però faticano a confermare. Però io sono positivo in questo senso, nel senso che appunto l'exploit denota il fatto, le potenzialità intrinseche dell'atleta. Quindi secondo me, per merito anche di tutti gli sforzi che questa federazione, insomma un po' il nostro mondo, il nostro movimento ha profuso negli anni, abbiamo una nazionale, abbiamo molti giovani. Ci sono dei giovani che hanno delle capacità importanti che sicuramente riusciranno a tirare fuori. Ecco, è un movimento in continua crescita. Sicuramente molti dovranno ancora, appunto, hanno ancora tempo da dover raggiungere quella maturità, esatto, di cui parlavamo prima. Però ecco, secondo me confermo quella che poi è la situazione, quello che ti diceva il CT dello Skit, insomma, ma poi questo non spetta a me. Aspetta al CT della mia disciplina, però devo essere sincero, vedo insomma che ci sono tanti ragazzi che sicuramente in un futuro non lontanissimo diranno la loro, e ce ne sono già alcuni adesso che incominciano a mettersi in evidenza e a mettere dei segni positivi nella loro crescita. E allora gli faccio un bocca al lupo enorme, e penso poi che il compito degli atleti un po' più grandi, di quelli che sono già riusciti ad esprimersi al meglio, così come è stato per me, debbano in qualche maniera aiutarli, essergli vicini, perché ecco, credo che il segno della continuità sia poi uno dei patrimoni più importanti che ogni atleta riceve e deve conservare e lasciare e trasmettere. Prima di lasciarci, i tuoi obiettivi per il prossimo futuro e quello un po' meno prossimo.
sicuramente il prossimissimo è quello della gara che va ad iniziare, sì, che è qui fuori, che iniziamo, siamo appena arrivati e iniziamo con gli allenamenti, e quindi sicuramente la prova di Coppa del Mondo qui a Lonato, dove tra l'altro io ho vinto la mia prima prova di Coppa del Mondo, è stato il mio primo risultato tanti anni fa, è risultato notevole proprio su queste pedane, quindi per me questo è un campo a cui sono particolarmente legato, sia da un punto di vista professionale, appunto, per anche da un punto di vista umano, per l'accoglienza che mi hanno sempre riservato. E poi abbiamo avremo un training camp in Baku, dove ci sarà il mondiale, a cui io non parteciperò, per appunto per il discorso della, purtroppo hai già vinto la carta, per la carta olimpica, perché ricordiamo, la cosa importante è acquisire il massimo dei posti disponibili per il nostro paese, e perché non è nominativa, ma non si può vincere una seconda volta, e quindi però andremo appunto a Baku, perché il CT ha ritenuto opportuno fare un training camp di preparazione, in quanto poi nei giorni proprio antecedenti la gara non sarà possibile allenarsi, quindi cerchiamo di ottimizzare la preparazione proprio per sottolineare l'importanza dell'evento. E poi ci saranno gli europei, quindi la stagione è ormai, insomma, in una fase molto avanzata, e non ti nascondo che l'obiettivo della stagione era senza ombra di dubbio la conquista della carta olimpica e i giochi della Polonia, i giochi europei erano la tappa fondamentale nel mio organigramma. L'avevamo impostata così con il CT già all'inizio dell'anno, con dei cambiamenti tecnici, sia di natura tecnica per quanto riguarda l'arma che per quanto riguarda appunto anche la tecnica di tiro. Abbiamo messo in campo delle ottimizzazioni che lui mi suggeriva, e siamo riusciti subito a metterle in pratica, e poi abbiamo fatto due tappe di Coppa del Mondo di avvicinamento, quindi avevamo strutturato la stagione, siamo riusciti a realizzare in maniera ottimale quello che era appunto gli obiettivi. Ecco, da adesso in avanti le tappe che appunto ci separano da quelle che sono poi i due eventi clou dell'anno, il mondiale e l'europeo, e poi la programmazione per l'anno prossimo. Quindi abbiamo tanto lavoro da fare, una buona parte è già stato fatto, ma dobbiamo adesso fare la parte più importante. Ti vedo molto entusiasta, ti auguro il meglio, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie.